mobilità. E di fatto ci faceva riflettere sul fatto che le emissioni che produce la realizzazione di un'auto full electric, a conti fatti, sono simili, se non in alcuni casi superiori, alle emissioni che un'automobile a combustione tradizionale produce. Chiaramente calcolando per emissioni sia quelle legate all'esercizio del mezzo, quindi agli spostamenti del mezzo e all'approvvigionamento energetico del mezzo, nel caso del motore a combustione interna, del carburante, nel caso dell'auto elettrica o dell'auto ibrida, parliamo delle plug-in, dell'energia elettrica presa dalla rete, ma anche delle emissioni generate in fase di produzione del veicolo e di produzione delle batterie. Questo signore è Toyoda, o Toyoda credo si dica in giapponese, credo venga accentata l'ultima vocale, e ci ha fatto in qualche modo riflettere. Ci ha fatto riflettere anche, ci hanno fatto riflettere anche alcuni dati legati alla distribuzione della popolazione mondiale. La popolazione mondiale, stiamo assistendo a una nuova fase di urbanizzazione della popolazione mondiale che oggi per più del 70% vive in area urbana, anche se le aree urbane di fatto coprono poco meno del 3% delle aree, delle superfici emerse. Quindi una fortissima concentrazione di popolazione in una ridotta porzione di territorio. Di contro c'è la rincorsa, ormai direi più che rincorsa, la corsa lanciata dei paesi emergenti o dei paesi in via di sviluppo verso una miglior qualità della vita, un miglior comfort della popolazione. E questo chiaramente fa sì che tanta gente in aree molto ridotte, che cerca comunque di avere un livello di comfort di vita importante, richiede una quantità di energia molto importante. Tornando a Toyoda chiaramente fa quel ragionamento, forse partendo, dal contesto che in prima battuta vive, anche se amministra un'azienda di respiro mondiale. È giapponese, in Giappone gran parte dell'energia elettrica viene ancora prodotta da fonte nucleare, ma appena fuori dal territorio giapponese ci sono gli altri grandi player asiatici, dove l'energia elettrica viene ancora in gran parte prodotta da impianti che utilizzano come fonte primaria il carbone. In Europa probabilmente abbiamo una situazione leggermente diversa, nel senso che l'Europa, anche per tutta una serie di programmi che si è data in passato e che continua a implementare per il futuro, ha già attuato una forte transizione verso le fonti energetiche rinnovabili. Oggi la produzione di energia elettrica da carbone in Europa è assolutamente residuale. Io guardavo le statistiche del mix energetico italiano. Tutti i distributori di energia elettrica sono obbligati a comunicare la composizione delle fonti da cui proviene l'energia elettrica che immettono nella rete di distribuzione nazionale. Ho sotto mano quello dell'Enel, ma gli altri grandi distributori non hanno numeri in percentuale così diversi. Nell'anno 2018 Enel immetteva sulla rete di distribuzione nazionale il 40% della sua energia prodotta da fonti rinnovabili,
il 12%, 12,3% prodotto da carbone, il 40% circa, quindi una quota molto simile alle fonti rinnovabili, che comunque rimanevano nel 2018 la prima fonte di produzione di energia elettrica. Anche in questo caso per il gas naturale siamo intorno al 40%, uno 0,5% di produzione elettrica da prodotti petroliferi, un 4% di energia prodotta da fonti nucleari, quella chiaramente che importiamo acquistandola dalla Francia, dalla Slovenia o altri paesi da cui arrivano gli elettrodotti serviti da centrali nucleari, e un 3% derivante da altre fonti. Probabilmente qui parliamo di valorizzazione ai fini energetici dei rifiuti. Nel 2019 la quota proveniente da fonti rinnovabili è salita di circa un 1%, quindi siamo al 41%. La quota di energia elettrica prodotta dal carbone è scesa dal 12 all'8%, quindi c'è questa indicazione di riduzione della produzione da carbone. Il gas naturale è rimasto più o meno sul 40%, qualcosa in più rispetto all'anno precedente, quindi dal 40 al 42%. I prodotti petroliferi sempre lo 0,5%, ha perso un punto percentuale l'energia proveniente da fonte nucleare. Toyota invece Che ovviamente acquistiamo. che ovviamente acquistiamo tendenzialmente dalla Francia, in gran parte dalla Francia. Probabilmente Toyota faceva riferimento a una situazione dove, per esempio, in Cina ancora la gran parte dell'energia elettrica prodotta viene dal carbone, e quindi in termini di inquinamento in maniera abbastanza importante. Altro elemento che probabilmente Toyota teneva in considerazione è che l'inquinamento generato dalla circolazione dei veicoli, tutto sommato, non è così impattante. Non sbaglia, perché di qualche giorno fa, qualche giorno fa sono usciti i dati relativi al PM10, presente nelle aree urbane italiane, relativi all'anno 2020. Ci si sarebbe aspettato una forte riduzione delle sostanze inquinanti e del PM10 in funzione anche della ridotta circolazione, soprattutto nel primo periodo di lockdown. Nella realtà non ci sono numeri che si discostano molto da quelli dell'anno precedente, segno che probabilmente chi imputa gran parte dell'inquinamento atmosferico al riscaldamento delle abitazioni o di altri luoghi, come luoghi destinati a comunità, alberghi o cose del genere, e l'inquinamento dovuto alle attività produttive, quindi all'industria, in effetti incide sulla qualità dell'aria molto più di quanto non incida Gli autoveicoli, i trasporti. E l'inquinamento d'autotrasporto. Quindi questo è un punto che vorrei toccare perché si sente molto, no? Insistere sulla narrazione per cui quest'anno in cui siamo stati tutti a casa la qualità dell'aria è migliorata e noi avremo davanti una sorta di modello virtuoso poi, no? Da mantenere e da cercare di sviluppare anche nei prossimi anni. Però tu mi dici che invece non è così, dici nella che la realtà, maggior dai parte. dati che sono usciti dall'ultima rilevazione, in realtà io pure mi sarei aspettato qualcosa del genere. Nella realtà i numeri sono sostanzialmente gli stessi dell'anno precedente. Sì, Questo non anche io avevo toglie avuto però. questa, avevo anche io questa un po' questa impressione guardando un po' i dati, in effetti. Però mi rendo conto che non è poi facile contraddire, a meno che appunto non abbia i dati alla mano, contraddire invece chi vuol mantenere un po', chi vorrebbe che questo modello, chi vorrebbe mantenere in piedi, no? Questo il modello di vita in cui ci siamo trovati. Per causa di forza maggiore,
con appunto la motivazione che sarebbe positivo, no? Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, laddove invece probabilmente non è così, anche perché io credo che ci sia, al di là della quota dovuta ai trasporti, ci sia anche da tenere presente che le abitazioni probabilmente da un punto di vista energetico non sono tanto efficienti quanto i luoghi di Assolutamente lavoro. no, anzi, probabilmente noi abbiamo abitazioni che hanno ancora bassa efficienza energetica, nonostante ci siano state tutta una serie di campagne di incentivazione all'efficientamento delle abitazioni che hanno consentito, utilizzando la leva fiscale, la possibilità di defiscalizzare in tutto o in parte i costi legati all'efficientamento energetico delle abitazioni. Questo per essere Anche precisi, Diego, scusa, su di quale metrica parliamo? Quindi del consumo energetico o ad esempio della quantità di CO2 nell'aria? Ma allora, la quantità di CO2 nell'aria è chiaramente legata non direttamente al consumo, quanto alla produzione dell'energia poi destinata al consumo. È chiaro che nel momento in cui abbiamo ancora una forte Chiaro. percentuale di energia prodotta da combustione, non fosse altro che anche le centrali a ciclo combinato, comunque vanno a bruciare gas naturale, che chiaramente ha in termini di impatto di sostanze nocive un impatto minore rispetto a quello che possono avere altri combustibili, ma comunque bruciano e quindi emettono il prodotto principale che risulta dalla combustione, cioè la CO2. Certo. Quindi è chiaro che se si andrà verso una produzione di energia da fonti che per loro natura non emettono in fase di produzione di energia, perché poi nella fase di realizzazione dell'infrastruttura, chiaramente la CO2 è stata consumata per realizzare quelle macchine o per realizzare quei sistemi. Chiaramente si arriverà ad avere un bilancio della CO2 favorevole, quindi positivo in termini di riduzione della CO2. Anche l'utilizzo di fonti derivate da biomassa, che comunque emettono la loro CO2 in fase di combustione, per convenzione, ma anche per studi fatti, quella CO2 è di fatto compensata da quella che il prodotto di partenza, quindi pensiamo alla biomassa d'origine vegetale, ha assorbito nella fase di sviluppo, per esempio, dell'albero da cui abbiamo tirato fuori il cippato di legno che andiamo poi a bruciare. Quindi in quel caso avremmo un bilancio tendenzialmente vicino al neutro, allo zero, insomma. Detto questo, la domanda che chi ci ascolta si può fare legittimamente è perché parliamo di transizione energetica adesso. È un tema trito, ritrito, già affrontato mille altre volte, in mille altri contesti. Perché? Perché stiamo diventando, sempre più energivori. Stiamo diventando sempre più energivori. Un'altra occasione che ci ha portato in qualche modo a riflettere è stato l'intervento di Milena Gabanelli nella sua rubrica settimanale di lunedì, in cui ci ha fatto riflettere su quanto possa essere energivora la nostra vita digitale. Cioè, tutto quello che noi oggi, tutto sommato, non riusciamo a cogliere perché è totalmente intangibile, nella realtà assorbe una quantità impressionante di energia. E siccome stiamo andando verso una transizione e verso una digitalizzazione, e qui arriviamo alle nostre smart city, della nostra vita, probabilmente la quantità di energia di cui avremo bisogno è, gioco forza, destinata a crescere, ad aumentare. Scusa se ti interrompo qui, Diego, perché secondo me è un punto interessante. Se voglio provare a fare qualche esempio di asset digitale o di tecnologie.
digitali che sono particolarmente energivore. Guarda, la Gabanelli faceva alcuni simpatici esempi che mi sono appuntato. Per esempio, la ricarica del nostro smartphone in un anno consuma 4 kWh, ma se col nostro smartphone fruiamo dei contributi digitali come quelli che adesso stiamo creando noi, il consumo di quello smartphone, che non è legato semplicemente al funzionamento di quello smartphone, ma alla fruizione che quello smartphone ci consente di fare, beh, passa attraverso la generazione e l'assorbimento di tutta una serie di strutture che fanno parte dell'infrastruttura che ci consente di visualizzare questa trasmissione in questo momento, che chiaramente, come dice la Gabanelli, il cloud in fondo per noi è un po' come fosse della nebbia, ma quella nebbia esiste, quella E nebbia è consuma tanto, residente su dei certo. server, quei server sono in delle web farm dove sono peraltro in condizioni di temperatura e umidità controllata e quindi comunque anche solo l'involucro all'interno del quale quelle macchine sono è un involucro fortemente energivoro, ma le macchine sono terribilmente energivore. Mi stavo dunque, allora, eccolo qua. Allora, solo in Italia, dal 24 al 26 dicembre, la visione dei film in streaming è passata da 2,8 milioni di ore a 6,5 milioni di ore. Questa robina qua, banalmente, ci porta utilizzare una quantità di energia che è impressionante. Ora, la Gabanelli riportava anche i dati relativi all'approvvigionamento energetico dei grandi player di questo mercato. Ci diceva che Facebook, per esempio, utilizza energie rinnovabili per il 67%, Google per il 56%, Microsoft per il 32%, Adobe per il 23%, Oracle per l'8%. Amazon in questo momento, se non ricordo male, è intorno al 22-23% di energia da fonti rinnovabili, ma Bezos è stato il primo tra questi grandi magnati a lanciare un progetto che è partito pochissimo tempo fa e che prevede l'autosufficienza energetica dell'intero ciclo di distribuzione logistica, ma anche delle piattaforme digitali di Amazon, entro un paio d'anni. E siccome questi signori fanno le cose in grande, ha messo in campo risorse per realizzare 5,4 gigawatt di energia da fonte solare. Ora, 5,4 gigawatt, per dare un parametro, producono l'energia necessaria a soddisfare il fabbisogno di un anno di 1.300.000 famiglie americane. Se trasportassimo questo dato in Europa, dove siamo un pochino più Tu parsimoniosi paschi, sì, leggermente. Non diciamo in Germania, no, perché lì poi rispetto vengono gli estremi. agli amici d'oltreoceano, potremmo pensare che con quella potenza di picco potremmo alimentare circa un paio di milioni di famiglie europee per un anno. Parliamo di numeri impressionanti, di numeri spaventosi. Se si pensa che in Italia l'installato da fotovoltaico dovrebbe essere intorno ai 25 giga, questo signore da solo vuol fare un quinto dell'installato italiano, cioè, è impressionante. E lo farà in tutto il mondo, compreso in Italia, dove sta sviluppando dei progetti in Sicilia piuttosto ambiziosi. Quindi noi adesso ci troveremo a confrontarci con degli scenari
diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Peraltro, Diego, leggevo che tra le cose forse meno ovvie che sono molto molto energivore c'è l'addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale, dei modelli di intelligenza artificiale. Per esempio, leggevo che adesso Google ha in programma un modello per l'analisi del linguaggio naturale, no? Con dell'ordine di trilioni di parametri. Questo costerebbe, leggevo appunto, diverse decine di milioni di dollari in termini di energia. Quindi con un'impronta... Un'impronta fossile notevolissima, no? Assolutamente sì. Noi abbiamo introdotto un po' il fatto che la popolazione tenderà a vivere sempre di più in area urbana e tenderà a voler vivere in condizioni di comfort e sicurezza maggiori rispetto a quelle in cui vive oggi. E quindi la digitalizzazione delle aree urbane porterà anche a una quantità di oggetti tra loro interconnessi, oggetti che consumeranno sia per la loro esistenza in vita che per la comunicazione che a ciclo continuo andranno a generare tra loro, e di conseguenza avremo un enorme bisogno di energia. Energia che anche nella strategia di Agenda 2030 della Commissione sarà sempre più necessariamente da fonte rinnovabile, sempre seguendo quelli che sono i principi cardini, no? Efficienza nel consumo, quindi minor fabbisogno per singolo oggetto e maggior quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il problema delle fonti rinnovabili è che solo una parte delle fonti rinnovabili sono per comportamento paragonabili alle fonti tradizionali. Mi spiego meglio. Le fonti rinnovabili, a prescindere dalla fonte primaria, si dividono sostanzialmente in due macrotipologie. Quelle che sono fonti rinnovabili programmabili e quindi quelle per le quali siamo in grado di gestire il ciclo di produzione, e quelle che non sono programmabili perché sono dipendenti dalla disponibilità della fonte primaria. Tipico caso è quello dell'eolico o del fotovoltaico. L'eolico genera energia elettrica nel momento in cui c'è vento. Il fotovoltaico nel momento in cui l'impianto viene irraggiato dal sole. L'idroelettrico no, l'idroelettrico può funzionare 24 ore su 24, ha una curva di produzione che è sostanzialmente retta. Che succede? Succede che se ci andiamo ad affidare per andare a dare risposta ai fabbisogni delle città, per la gran parte a fonti rinnovabili, che per la gran parte sono fonti non programmabili, avremo comunque la necessità di gestire quei momenti in cui la fonte primaria viene meno o viene a diminuire. E qui entriamo nella grande scommessa dell'accumulo. Io poi ho un'altra domanda da farti, però sì, te la faccio dopo. No, figurati, ma io sto riflettendo con te a voce alta su quelli che sono i problemi che andremo ad affrontare, no? Sicuramente avremo un problema di gestione dell'energia, gestione sia della fase di programmazione che della fase d'accumulo. Chi immagina le smart city fortemente interconnesse e legate a tanti oggetti, come tra le altre cose le automobili elettriche o le batterie di accumulo all'interno delle abitazioni, pensa a una città come fosse una grande batteria composta da tante piccole batterie. E quindi noi, quando andremo a collegare il nostro mezzo alla colonnina di ricarica, metteremo a disposizione
la capacità di accumulo di quel mezzo. Ma metteremo a disposizione non solo la capacità d'accumulo, ma anche la capacità di rilascio di quel mezzo. E quindi le nostre automobili saranno, in un futuro non neanche troppo lontano, degli elementi di bilanciamento della rete. Questo, scusa, come si coniuga? Perché qua mi rendo conto che c'è un passaggio tecnico. Non so se è chiaro a tutti il fatto che una rete, poi correggimi naturalmente se sbaglio, una rete elettrica quanto più è complessa, quindi quanto più grande il numero dei nodi che ha, tanto più deve essere sovradimensionata rispetto a un livello medio, no? Perché naturalmente la complessità, la quantità degli scambi è maggiore rispetto a, no, a una rete appunto con pochi snodi. Sì, deve essere sovradimensionata perché un dimensionamento corretto sul fabbisogno richiederebbe una capacità di intervento in termini di bilanciamento, parlo di tempi, immediato, che in questo momento non siamo nelle condizioni di avere. Ripeto, ci metto ancora, magari ci arriveremo, nel senso che i tempi di risposta agli squilibri dovrebbero teoricamente essere in tempo reale. Nella realtà si utilizzano dei polmoni che servono a compensare i tempi di riequilibrio. Mi spiego, se dovessimo lavorare con le centrali a ciclo combinato, il cambio del ciclo di produzione di una centrale a ciclo combinato richiede delle ore. Qui parliamo di secondi. Quindi la rete può andare giù nell'arco di pochi secondi. E quindi adesso l'unica soluzione è quella di creare delle aree tampone, normalmente sono delle aree con dei sistemi di accumulo, di dimensionare la rete in maniera tale da consentire di sopportare questo tipo di sollecitazioni, e quindi viene sovradimensionata. Noi immaginiamo quindi un futuro anche non lontano, dicevi, in cui le nostre macchine diventano appunto degli strumenti di riequilibrio della rete. Quindi io ad esempio vado dal punto A al punto B, parcheggio il punto B e faccio in modo che appunto la mia macchina rilasci o accumuli energia a seconda delle esigenze della mia macchina e della rete stessa in quell'intorno. Ma devi immaginare che in una città ideale, intanto la tua macchina si muove perché tu dici alla tua macchina di andare dal punto A al punto B, ma il percorso per andare dal punto A al punto B con le macchine che cominciano ad avere sistemi di guida autonoma di un certo tipo, interconnesse con tutta una serie di oggetti che ti dicevo comporranno la nostra città, magari in grado di ricevere le informazioni da altri mezzi, si potranno spostare in maniera più efficace da A e B utilizzando il percorso più breve o quello più efficiente da un punto di vista energetico, e arriveranno al punto B già sapendo dove la macchina andrà a parcheggiare, perché nel frattempo quell'auto ha ricevuto una serie di informazioni che le hanno indicato qual era il posto libero nell'area dove tu ti dovevi recare. Banalmente le macchine e tutti gli altri oggetti in un costante dialogo, per esempio, potranno contribuire a efficientare il sistema di illuminazione pubblica della città, andando a gestire e a modulare la quantità di luce in funzione dell'utilizzo di quella singola strada o dell'altra. Perché tenere accese le luci quando non passa nessuno? Dico una sciocchezza. Oppure potranno interagire, per esempio, con i semafori che andranno a regolare il flusso del traffico in funzione del carico dell'una o dell'altra strada. E quindi non avremo più, ti sto parlando del futuro, a me quando capita di ascoltare delle conferenze di grandi visionari,
che mi raccontano queste cose e poi vado a verificare che nella realtà una buona parte delle tecnologie che servono a sviluppare questo tipo di scenario esistono. Beh, penso che forse mio figlio, mio nipote vedranno una città diversa da quella che sto vedendo adesso. Quindi immaginiamo comunque una città che ha bisogno di, che ha bisogno di una grande quantità di computazione, di calcolo, no? Assolutamente Per, sì. appunto, per gestire i flussi di informazione continui tra tutti gli oggetti che immaginiamo connessi. E immagino che un modello del genere preveda che poi il calcolo, la computazione sia un po' distribuita, quindi sul territorio, distribuita nello spazio, non concentrata soltanto appunto nei grandi data center. Quindi possiamo anche pensare di evolverci da un modello cloud a un modello edge, secondo te, o comunque un modello che vedeva appunto il cloud più una struttura edge, vicina, no, ai produttori e consumatori del dato. Secondo me, quanto più la città diventerà smart, tanto più necessario sarà un modello edge. Non riesco a vedere la control room del grande fratello che controlla tutto. Anche perché diventerebbe un punto unico, no? Quello Vulnerabile, sì, peraltro. vulnerabile, esatto, dal punto di vista sia di errori, ma anche dal punto di vista degli attacchi, della sicurezza. E adesso Una rete ci arriviamo, edge è chiaramente ridondata, no? è Sì. una rete più sicura, è una rete che può essere vicendevolmente backuppata, quindi è una rete che ha meno problematiche di sicurezza rispetto all'unica control room e comunque anche andare a pensare di dimensionare una control room sulla base di questi dati sarebbe fuori Certo, qualcosa di esatto. mostruoso. E perdonami se faccio una piccola parentesi da nerd. Ci sono piccoli segnali, secondo me, che vanno in questa direzione, anche dal punto di vista, ad esempio, dei protocolli di rete, perché il vecchio protocollo HTTP, insomma, quello dei siti web, che abbiamo imparato a conoscere, credo, negli anni 90, no? Beh, ormai sta lasciando il passo a dei suoi pronipoti, diciamo così. Ad esempio il protocollo QUIC, che è stato sviluppato da Google, ma ormai adottato da la maggior parte dei grandi soggetti, no? Un po' quindi sia service provider, sia anche piattaforme, è un protocollo che prevede un livello altissimo di ridondanza. E prevede quindi, si sposa bene, no, con questo scenario, va nella direzione di un mondo che sarà composto da milioni, centinaia, decine, centinaia di milioni di piccoli oggetti, microfatturi, che avranno necessità di dialogare tra loro, magari con un segnale che dovrà attraversare anche percorsi non previsti, percorsi arbitrari, percorsi che potranno magari appunto generarsi, no? E rigenerarsi a seconda della configurazione dello spazio. Quindi credo, insomma, ci siano poi tantissime cose che vanno in quella direzione, nella stessa direzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi è chiaro che alcune informazioni per loro natura dovranno avere delle centralizzazioni. Mi spiego, noi quando parliamo comunque di città smart o di città intelligente, facciamo riferimento a tutta una serie di piani e di livelli. È chiaro che per quello che è il livello di fruizione individuale, sicuramente andremo verso reti di tipo edge e comunque reti di prossimità, passami il termine, rispetto all'utilizzatore. Per altri elementi che comunque andranno a comporre il mosaico della nostra città intelligente, faccio riferimento a temi che mi sono più vicini, come quello della videosorveglianza per motivi di sicurezza, lì chiaramente ci dovrà essere un elemento di controllo e coordinamento unificato per evitare che ci siano sovrapposizioni che magari rischiano di essere più pericolose che positive. Oggi, per quello che conosciamo, che per lo stato dell'arte della videosorveglianza urbana,
abbiamo già tantissime applicazioni che possono essere sviluppate e integrate in una città intelligente. Abbiamo tutta una serie di oggetti che utilizziamo comunemente in contesti e in ambiti ancora non estesi come quello cittadino, però banalmente le tecnologie di analisi dei flussi video legate per esempio alla verifica dell'abbandono e quindi quelle che per esempio servono a verificare l'abbandono di oggetti potenzialmente pericolosi o oggetti che per esempio in quell'area non dovrebbero essere abbandonati, quindi le telecamere di controllo per l'abbandono dei rifiuti o anche quelle che utilizziamo in aeroporto normalmente per verificare il bagaglio lasciato incustodito e quindi potenzialmente pericoloso già esistono. Qui si vanno in qualche modo a scontrare due esigenze. Abbiamo protocolli importanti di riconoscimento biometrico, ma anche esigenze di anonimizzazione che in qualche modo si scontrano nella sorveglianza urbana. Mi spiego, io trovo estremamente utile e importante lo sviluppo, per esempio, di sistemi in grado di prevenire episodi violenti anche attraverso l'utilizzo della videosorveglianza spinta. È altrettanto vero che spingere fino a quel punto la videosorveglianza riduce i nostri ambiti di privacy, quindi è necessario gestire questo tipo di soluzioni e di situazioni andando a contemperare entrambe le esigenze. Comunque abbiamo tutte e due le tecnologie, sia quelle di Certo, rilevazione che quelle di per anonimizzazione, nascondersi. quindi. Sì, beh, qui poi ci sarebbero ancora tantissimi altri temi da affrontare perché c'è chi ovviamente ci farebbe l'esempio di Singapore, Assolutamente sì. c'è chi magari poi si richiama, no, al capitalismo della sorveglianza o magari a sorvegliare e punire. Oppure anche al tema, se vogliamo, anche della. Tu non l'hai toccato, però tangenzialmente c'è della giustizia predittiva, diciamo così. Quindi Certo. tu mi dicevi, avere tante telecamere è un modo per dissuadere, no, gli eventuali malfattori dal compiere i reati, semplicemente per la presenza, un po' come appunto il panopticon, no? Di cui parlava Benta e di cui poi parla Foucault, no? Appunto nel grande classico sorvegliare e punire. Però qualcuno potrebbe pensare di fare un passo oltre e di analizzare i dati relativi ad esempio a determinati comportamenti, determinati gruppi sociali e usare quelli per allocare le risorse, ad esempio, delle forze dell'ordine. Quindi io so che nel quartiere X, ad esempio, la probabilità, soltanto la probabilità che avvengano reati è maggiore che nel quartiere Y, quindi cosa faccio? Alloco le mie forze dell'ordine maggiormente nel quartiere X. Ora, questo potrebbe essere considerato un uso efficiente delle risorse pubbliche, ma d'altro canto, come dicevi tu, ci sono problemi in termini di privacy, ma anche di etica in generale. Assolutamente sì, ma guarda, io qualche tempo fa ho visitato la sala controllo della metropolitana di Stoccolma, dove è stato implementato un sistema di videocontrollo delle banchine anonimizzato che serve sostanzialmente a prevenire episodi di tentativi di suicidio, per capirci, o episodi criminali che possono in qualche modo turbare la piuttosto tranquilla vita dei cittadini svedesi, voglio dire, che abbiano un tasso di criminalità così importante. Però ho visto come funzionano i loro algoritmi di rilevazione. È carino perché graficamente l'operatore vede dei pupazzetti
non so se ricordi la linea, il fumetto con la Sì, linea. come no, come no, grande Sì. classico. Però le persone vengono rappresentate con gli arti che sono degli stecchi sostanzialmente e l'algoritmo è in grado di riconoscere una serie di comportamenti e di dare l'immagine in chiaro solo quando quel comportamento è un comportamento A che è stato rischio. identificato dalla macchina come un comportamento a rischio. Diciamo che forse un sistema di questo genere potrebbe, se applicato ad un contesto di sorveglianza urbana, garantire l'uno e l'altra esigenza. Quindi da un lato garantire esigenza di sicurezza, dall'altro garantire la riservatezza, la privacy e comunque la tranquillità delle persone che non si sentono sempre comunque oppresse da un grande fratello che le controlla in ogni cosa che fanno. Però quando parliamo di algoritmo, naturalmente parliamo necessariamente anche di sicurezza, sicurezza del dato, sicurezza dell'informazione, sicurezza cibernetica, non soltanto sicurezza quindi per i cittadini, ma anche il È il grande tema, grande perché, tema. perché come io ad esempio ho un sistema di riconoscimento delle immagini o del movimento, ad esempio come dicevi appunto l'esempio che facevi per la sorveglianza di contesti urbani. D'altro canto ho delle tecnologie o addirittura delle vulnerabilità che un attaccante può sfruttare per scopi più vari, ma sicuramente scopi che non sono quelli che il creatore dell'algoritmo aveva preventivato, no? Quindi come abbiamo il classico attacco informatico, il classico virus, il classico data breach, nel momento in cui abbiamo una città che diventa, se vogliamo, una grande macchina, io posso, devo aspettarmi che gli attacchi siano diretti contro appunto gli organi, contro gli snodi di questa macchina. E quindi, ad esempio, leggevo che ci sono, in realtà c'è anche tutta una grandissima letteratura scientifica sul come prendere in giro gli algoritmi di riconoscimento delle immagini, no? Quindi, come ad esempio, io posso modificare dei segnali stradali in modo quasi impercettibile all'occhio umano, perché ad esempio uso degli adesivi che magari non vengono neanche notati da un passante, ma traggo in inganno, ad esempio, la macchina a guida autonoma Sì. che appunto non si aspetta che appunto la forma che deve riconoscere sia stata modificata. Sì, è un bel tema. È un bel tema anche perché nell'ultimo rapporto colletto di Clusit, il fenomeno della crescita degli attacchi cibernetici è in forte espansione, mentre veniva messo in relazione al numero di ore utilizzate per provare a implementare delle contromisure, che sono più o meno le stesse da diversi anni, quindi non c'è stata una crescita del numero di ore di lavoro per cercare di rispondere agli attacchi a fronte di un'enorme crescita degli attacchi. Quello che dici è effettivamente un problema ed è legato sempre alla tipologia e al livello di complessità dei software che vengono utilizzati. Chiaramente nella guida autonoma i software di lettura dei segnali stradali sono dei software che sostanzialmente si basano degli algoritmi di deep learning, quindi hanno imparato che quel segnale significa quella cosa. Ma non, il raffronto che fa la macchina non è con la foto del segnale, è con alcuni elementi di quel segnale che fanno sì che quel segnale venga riconosciuto come tale. Mi spiego meglio. Qualche anno fa ci fu una polemica importante perché alcune banche richiedevano all'accesso
nelle loro filiali che chi accedeva mostrasse il volto e appoggiasse la mano sul lettore biometrico. Nella realtà, quella banca non immagazzinava le foto e non immagazzinava neanche l'immagine della mano, ma immagazzinava alcune caratteristiche che ci distinguono e ci rendono diversi gli uni dagli altri. I software moderni di analisi biometrica non guardano il tuo volto, guardano la lunghezza del tuo naso, la distanza del naso dalle labbra, cioè ci sono una serie di parametri che vengono memorizzati come dati matematici e che rendono quella persona irriconoscibile in caso di attacco. Qualche anno fa venne sollevato un polverone nei confronti di queste povere banche che avevano cercato di andare un pochino avanti con la tecnologia e alla fine questi apparecchi sono stati rimossi e è stato rimesso la vecchia guardia giurata che stava a presidio della filiale. Probabilmente il sindacato delle guardie giurate, Può insomma, darsi, non lo so, non lo avrebbe so, non te lo so dovuto. dire, però c'era questa fobia. Questa paura di essere in qualche modo schedati. Nella realtà, questo tipo di algoritmi non ci scheda. Oh, Diego, guarda, leggevo un annetto fa, o anche di più, un articolo sul New York Times, di una ricerca fatta da appunto un gruppo di ricercatori e giornalisti appunto del New York Times, fatta in questo modo. Loro hanno usato i dati di telecamere pubbliche, accessibili pubblicamente sul web e distribuite in una certa zona a Manhattan, e hanno poi usato le fotografie disponibili sui social network per individuare una specifica persona, uno specifico passante. Quindi quello non è, se vogliamo, un attacco, forse è più qualcosa di simile a un'attività di OSINT, no? Un esercizio di OSINT, quindi di open source intelligence, diciamo così, quindi l'uso di dati pubblicamente disponibili, che magari non avrebbero dovuto essere tali, però, per raccogliere informazioni. E in quel caso, naturalmente, il rischio, se vogliamo, c'era contenuto, ma sicuramente c'era. Tu mi dirai, ok, nel caso invece di software e di dispositivi più perfezionati, questo rischio poi svanisce. Sai, la possibilità di fare matching con delle immagini in rete, tutto sommato, se non ricordo male, fino a qualche anno fa c'era proprio un'app precaricata sui telefonini che faceva la ricerca delle immagini. Se non, adesso vado a memoria, era credo il 2008. E lavoravo per una multinazionale non distante da dove sei tu, perché era una multinazionale olandese, e ogni anno con questa multinazionale si andava tutti i dipendenti, eravamo tanti, eravamo circa 3.000 in Europa a fare un periodo di formazione full immersion, comunque era una cosa molto goliardica, tra l'altro, in qualche bella località in giro. Ricordo che insomma abbiamo fatto un anno a Ibiza, un anno a Malta, è stata carina. Il responsabile delle risorse umane mette nell'intranet aziendale l'immagine di una spiaggia, dicendo che avrebbe pagato da bere al primo dei colleghi che fosse riuscito a individuare quella spiaggia. Ti dico, ci abbiamo messo, credo, forse una ventina di secondi, perché chiaramente quella spiaggia, che era tra l'altro una delle spiagge di St. Julian a Malta, che sarebbe stata la meta dell'anno successivo, lui l'aveva presa dal web. Quindi anche lì fare una ricerca con le immagini, quello che tu dici è di fatto il confronto tra un fotogramma e un altro. Io facevo riferimento ad algoritmi un pochino più sofisticati, dove l'anonimizzazione del dato avviene trasformando il dato in una sequenza di parametri. E quindi, anche volendo,
anche sapendo quanto è lungo il tuo naso, quanto è larga la tua bocca, io non arriverei mai a ricostruire il tuo viso. Diciamo che è una sorta di hash, se vogliamo, Esatto, assolutamente sì, del dato assolutamente. biometrico. Esatto. E quello comunque dà un certo tipo di garanzia. Tra l'altro è un po' come la lettura delle impronte digitali. Non viene mai fatta una ricerca sull'immagine dell'impronta digitale, ma sul fatto che il matching deve avvenire perché quell'impronta deve coincidere per un certo numero di punti. La biometria ci aiuta perché tutto sommato anche due gemelli non hanno, due gemelli omozigoti, non hanno gli stessi identici caratteri somatici. Il software li riconoscerebbe come due soggetti diversi e non come lo stesso. Quindi, ripeto, in un'ottica di, e parliamo solo di sorveglianza urbana, le prospettive per aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini sono elevate, ma è necessario che i cittadini si sentano parte comunque di un cambiamento. Il cambiamento in questo contesto è così importante ed è così importante il coinvolgimento anche, come dire, come presa di coscienza e come partecipazione, che quando l'Unione Europea parla di smart city, parla di sei dimensioni della smart city. E la prima è quella dello smart people, cioè il cambiamento che deve avvenire nelle persone. Poi ci mette la smart governance, la smart economy, smart living, smart mobility, smart environment, però il primo pilastro rimane comunque in mano, rimane comunque la persona. Anche perché tutto questo non avrebbe alcun senso se non fosse finalizzato a farci vivere un pochino meglio. Bene, su queste parole di saggezza No, vabbè, io. lascia perdere. C'ho i capelli, no, i capelli non più, la barba bianca. E quindi ogni tanto passano queste cose, dai. No, era veramente piacevole fare due chiacchiere perché alla fine nel parlare, tutto sommato, di queste cose ci rendiamo conto che siamo tutti parte di un cambiamento. E ognuno per le proprie competenze o per lo spazio civile e lavorativo che vive deve sentirsi parte di questo cambiamento e provare ad accompagnarlo nella maniera meno impattante possibile, più sostenibile possibile e più sicura possibile. Diego, siamo arrivati a un punto così rassicurante, abbiamo chiuso in modo così sereno che ho paura di farti altre domande e di rovinare questo mood. Però una cosa te la chiederei, secondo te nel piano che abbiamo visto ieri, no? Nel piano nazionale di ripresa e resilienza, beh, c'è una presa di coscienza di questi temi, quindi necessità della transizione energetica, necessità della sostenibilità e anche appunto il miglioramento della qualità della vita che un'applicazione della tecnologia digitale e in generale della digitalizzazione ci può dare, come abbiamo visto stasera. Ma assolutamente sì, ma ti ripeto, nessun cambiamento avrebbe senso se non fosse fatto e finalizzato anche qui, guarda, fammi usare una frase fatta di quelle terribili, per lasciare ai nostri figli, un luogo migliore di quello che abbiamo vissuto noi. Ma per quanto possa apparire banale, questa proposizione, è terribilmente vera. È forse l'unico elemento che ci deve spingere. È un po' come pensare che probabilmente abbiamo preso coscienza del fatto che abbiamo
esagerato nel prelevare, nel richiedere risorse a questa terra, e ci rendiamo conto che chi verrà dopo di noi potrebbe per la prima volta avere meno risorse di quelle che abbiamo avuto noi a disposizione. Io credo che sia nostro dovere cercare di lasciare alle generazioni che verranno dopo di noi la possibilità di avere una vita più lunga, più confortevole, più sicura e più serena, proprio perché non possiamo pensare che la storia di un paese o dell'umanità sia limitata a quel micro arco temporale che ci vede passare su questa terra. Queste ultime parole scaldano il cuore, sono ancora meglio delle ma tu mi delle butti dentro la resilienza, quindi... esatto. Lo sai, mi provochi, mi tocchi sul tenero. Bene Diego, io ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata veramente piena di spunti, sono sicuro che anche i nostri ascoltatori presenti e futuri lo hanno apprezzato. Poi naturalmente ti invito nuovamente ad un nostro prossimo incontro. Adesso non voglio monopolizzare la tua agenda, no? Però abbiamo un 2021 ancora lungo davanti. Senz'altro. Bene, Diego Demetrio, grazie ancora, buona serata. Grazie Roberto, buona serata a tutti. Ciao.